Salve a tutti ragazzi, qui è Alessus Eneco e benvenuti ad una nuova flop. Benvenuti alla prima flop fatta in Gacha Life 2 e oggi concluderemo il trio dei tipi. Regia, ma che ci facciamo qui? Non sto presentando il prossimo episodio dei roleplay Nintendario. Che mi significa che il vecchio sfondo non c'è più? Gacha Life 2 l'ha tolto? E dovrò usare questo anche per le recensioni perché neanche quello di prima c'è più! Perché? Vabbè, facciamocene una ragione. Tornando a noi, oggi concluderemo il trio dei tipi iniziali vedendo quali per me sono i peggiori Pokémon di tipo acqua. I tipi acqua sono sempre stati tra i miei preferiti, ma anche tra di loro ce ne sono alcuni che proprio mi sono sempre stati sul cazzo. Oggi vedremo proprio i peggiori per me. E preparatevi perché oggi vi rivelerò il proprio il Pokémon che odio più di tutti! A meno che voi non lo sapevate già da alcuni miei vecchi video. Ma vado alle ciance e iniziamo! Questa è la mia flop peggiori Pokémon di tipo acqua! Numero 8. Clowncher. Pur non essendone un fan, ho sempre provato una certa simpatia per il Pokémon Clowitzer. E sinceramente non saprei dire esattamente la ragione. Forse perché quella che è la gigante mi sta simpatica, o forse perché tutto sommato sembra un po' figo. In ogni caso non me la sentirei di dire che odio Clowitzer. Purtroppo non posso dire lo stesso del povero Clowncher. Il problema che ho con questo Pokémon è che è molto basilare. Non ha niente di particolare che mi stuzzica l'attenzione, è solo un gambero blu. E questo un po' dispiace, considerando che il resto dei tipi acqua di Sesta non sono così. Insomma, Clowncher è uno di quei Pokémon che mette queste classifiche non perché lo odio, ma perché è quello che mi piace di meno. E se pensate che non sia un modo molto interessante per iniziare questa flop, tranquilli che il resto non sarà così. Numero 7. Inteleon. Questo sarà una flop molto. Iniziamo subito col dire che a me piace Sobol. L'ho sempre trovato carinissimo sin dal primo trailer, tanto che l'ho sempre preferito a Grookey. Anche se ovviamente Scorbunny sarà sempre il migliore. Già con Drizzile ammetto di aver avuto problemi, ma poi arrivò Inteleon e lì non ci fu più storia. Iniziamo subito col dire che per me il design di Inteleon è molto stupido. Quando lo vidi per la prima volta mi sembrava il cattivo di un cartone animato, non uno di quelli fighi, ovviamente. Ma in realtà non so dire di preciso cosa trovi di sbagliato nel design di Inteleon. Forse quell'insopportabile aria da saccente, forse quel mantello idiota, forse perché come salamandra antropomorfa fa un po' schifo, o forse tutti e tre. La forma Gigamax è carina, ma rispetto agli altri due Pokémon iniziali non è un granché. Numero 6. Bibarel. Voglio subito dire che io penso che Bidaff. Scusa, come l'hai pronunciato? Bidaff? Ma che razza di pronuncia è quella che più mi è venuta naturale quando l'ho letto da piccolo? È ridicola, pronuncialo Bidoof come tutti! Senti, io preferisco così, tu pronuncialo come cazzo vuoi e non rompermi le balle. Dicevo, io penso che Bidaff sia un Pokémon molto simpatico. Al di là dei vari meme che lo vedono come il vero dio dei Pokémon, che lo vogliono come fortissimo e cagate varie, io seriamente apprezzo Bidaff perché è un Pokémon molto carino, dolce, e ovviamente aiuta molto la gigantesca aura rossa che circonda il personaggio nel secondo Mystery Dungeon. Quindi per me il vero male è Bibarel. Bibarel è un Pokémon che prova ad essere dolce e tenero come Bidaff, ma fallisce miseramente. I suoi occhi da stupido, la stazza è effettivamente un po' troppo grossa e qualche altro dettaglio qua e là non solo tolgono tutta la carineria che era di Bidaff, ma lo rendono anche uno dei Pokémon più brutti di quarta. Bibarel non sarà il peggior roditore regionale di sempre, ma ci va molto vicino. Numero 5. Kingdra. Cominciamo
vuol dire che a mio parere la linea evolutiva di Kindra è una piccola parabola discendente, perché parte da Ossi, che è tipo un po' un carinissimo, che però poi si evolve in Sidra, che è uno dei Pokémon più brutti di prima generazione. Kindra è decisamente migliore di Sidra, ma non abbastanza da farmelo considerare un bel Pokémon. Kindra è uno di quei Pokémon che io odio, per quanto mi ha sempre dato del filo da torcere ogni volta che l'ho affrontato. La prima brutta esperienza che ho avuto con lui è sicuramente Sandra, con le sue assurde difese e i suoi attacchi fortissimi, ma neanche quello di Rodolfo con la sua combinazione doppio team e riposo scherza. Per quanto gli altri non siano stati traumatici come questi due, ogni volta che nei giochi leggo manda in campo Kingdra mi viene un flashback del Vietnam. Numero 4, Swanna. I cigni sono sempre stati tra i miei animali preferiti. Punto 1, sono bellissimi. Punto 2, ho sempre provato una certa simpatia per la favola del brutto anatroccolo. L'idea di un Pokémon basato su un cigno era sicuramente allettante, e quando vidi Swanna era deludente. Non sto dicendo che Swanna è un Pokémon brutto, non è neanche tra i design peggiori della quinta generazione, però non dice niente di interessante, è semplicemente... beh, normalmente questo lo renderebbe uno dei Pokémon di cui non mi frega niente, ma visto che è basato su un cigno, purtroppo lo rende degno di questa flop. Ah, e senza contare il trauma che mi ha dato la lotta con Anemone, anche se lì do la colpa al fatto che non mi sono portato un Pokémon di tipo elettro. Numero 3, Wishiwashi. Perché ci sono Wishiwashi? È sinceramente un Pokémon che non mi ha mai convinto, perché quando vedi il design della sua forma base sinceramente non mi lasciò molto e questo mi rese perplesso. Volendo spezzare una lancia a suo favore, però l'idea era figa. Wishiwashi è infatti basato su quei pesci che formano dei branchi enormi per far pensare ai predatori di essere un mostro marino gigante, e con la sua abilità l'hanno effettivamente rappresentata benissimo a mio parere. Un peccato che il design finale sia... bruttarello, diciamo. Io capisco che l'effetto che si voleva dare era quello di trovarsi di fronte a un mostro marino, ma diciamo che hanno un pochino esagerato a mio parere, e il risultato finale non è proprio ottimale. Inutile dire che Wishiwashi mi sta sul cazzo anche per l'odiosa lotta contro il dominante. Pur non essendo odioso a livelli di Lurantis, quello con Wishiwashi dominante è comunque uno dei più fastidiosi per il solo fatto che non vuole andare giù. Complice di difese alte, il fatto che ha solo due debolezze e soprattutto quel dannato Alomomola. Ma volendo essere sinceri, Araquanide in Ultrasole e Ultraluna era peggio. Numero 2, Milotic. Pokémon molto popolare ed è in generale considerato uno dei Pokémon più belli mai fatti, e francamente io non capisco il perché. Sì, è vero, la bellezza è negli occhi di chi guarda, le opinioni sono personali e tutte cose su cui sono totalmente d'accordo, però in certi casi su opere che sinceramente a me non piacciono, ma gli altri sì, un po' lo capisco perché tutte le apprezzano. Con Milotic invece non lo comprendo proprio. Milotic a me non piace soprattutto perché è un Pokémon serpente, è una categoria che io non gradisco molto. E Serperior, quella è un'eccezione. Ma di solito è o perché li trovo o troppo poco caratterizzati, o perché sono così dettagliati che da essere orribili. Milotic ricade di prepotenza nella prima categoria. Un design blandissimo, e soltanto la sua coda è dettagliata e sinceramente non è manco così bella. Senza contare che anche Milotic mi ha dato spesso e volentieri molti problemi in lotta, anche se meno di Kingdra. Se volete la mia modesta opinione, il Pokémon più bello di terza è Sceptile. No, quello è il Pokémon più figo di terza e di tutti i tempi. Infatti stavo per dire Gardevoir. Prima di svelare la numero 1 e anche il Pokémon che più odio in assoluto, ecco a voi alcune menzioni dis onorevoli. Stai bene? Ok, lo ammetto, questa è la mia opinione più impopolare e controversa su Pokémon, e ho paura che se la dico mi linciano per davvero. Ma di che hai paura? Al massimo ti manderanno uno stupido commento brutto. Ehi, hai ragione. Numero 1,
Gyarados. Buongiorno signore Alessus, l'ennesimo volo per la Cambogia. Sì, ma fa presto che stavolta la testa grossa! Ebbene sì, gente, il Pokémon che mi sta più sul cazzo in assoluto è uno dei Pokémon più amati e popolari della prima generazione, Gyarados. So bene che questa opinione mi attirerà le ire di non pochi fan, però proverò comunque a spiegarvi il perché. Punto primo, Gyarados è uno dei Pokémon dei traumi. Non è di certo stato il primo, non è di certo stato il peggiore, ma è comunque uno dei più importanti. Ricordo benissimo la prima volta che lo vidi, quando giocai a Rosso Fuoco, andai alla Torre di Lavandonia, sfidai Blu, sembrava tutto tranquillo e poi BAM! Ecco che davanti agli occhi mi si presenta questo mostro assassino con lo sguardo da vieni qui che ti mangio. Quello sprite era maledettamente terrificante per un bambino di 8-9 anni e certe cose non si dimenticano facilmente. Ovviamente non è solo questo il mio problema con il Pokémon, infatti io penso che sia anche brutto. Già il fatto che sia un Pokémon serpente lo mette in svantaggio, ma anche come tale io penso sia proprio orrendo. Ho vari problemi con il design di Gyarados, ma credo che quello principale sia proprio la sua faccia. Che con tutto quello che compone, gli occhi, la cresta, quei baffi, la rende inguardabile. La forma venga voluta per me ancora peggiore. Detesto il tocco ciocchi che gli hanno dato e quelle orrende vele che gli hanno messo sulla schiena. E poi, per favore, non parliamo dell'orribile colorazione che gli hanno dato nella sua versione cromatica. E poi c'è il fatto che Gyarados da affrontare è odioso, cioè va bene la debolezza per 4 al tipo elettro, ma a parte quello è un incubo, c'è gente che vuole che diventi tipo drago, ma io dico, ma meno male che non è il tipo drago, se no gli mi toglievo la vita, cazzo. Una cosa che sinceramente mi ha sempre fatto girare le palle è il fatto che Gyarados si evolva da Magikarp, il Pokémon più inutile di sempre. Ora, Pokémon Central Wiki afferma che questa cosa è ispirata ad una leggenda cinese secondo cui un pesce rosso può trasformarsi in un drago se risale una cascata. Una cosa fighissima, ammetto, ma che non viene rappresentata per niente nel videogioco. In conclusione, però, Gyarados è il Pokémon peggiore di sempre. Difficilmente ne creeranno uno che mi piacerà di meno e sarà impossibile per voi farmelo piacere. E qui finisce la mia flop 8 dei Pokémon di tipo acqua. Spero che vi sia piaciuta. Beh, per quanto possibile. Il video finisce qui, io vi ricordo di commentare magari con la vostra flop, di iscrivervi se non l'avete ancora fatto e di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto. Qui da Alessio Sereno è tutto, il video è finito, andate in pace. Buon YouTube a tutti!